tizio riesce a coronare il sogno della vita sua, si compra il Ferrari. Primo giorno con questa macchina va a provarla fuori città, va per le campagne, a un certo punto scoppia un temporale da panico, ma veniva giù l'acqua proprio che non si vedeva più niente. E mentre cammina piano piano gli separa uno davanti, in mezzo alla strada sotto l'acqua, e fa fermate, fermate. Lui tira giù un pochettino il vetro, gli fa che c'è? Come che c'è? Dammi un passaggio, fammi salire, ma non vedi che sto affogato? No, io non mi fido, ma che mi lasci qua sotto l'acqua? Insomma, se va a convincere come apre la macchina, questo bim, cazzotto in faccia, buttate sotto dalla macchina e scappa col Ferrari. E questo rimane a piagne disperato sotto l'acqua con occhio nero. A un certo punto, uno con una macchina, arriva a un punto, si vede questo sotto l'acqua che piagneva, si fermano. Dice, ma che ti è successo? Gli raccontano, perché oggi ho preso il Ferrari, il primo giorno che c'avevo questa macchina, è scoppiato questo temporale, mi sono trovato uno per strada, mi ha detto che mi dà in passaggio, io non volevo passare lì, mi sono fatto convincere, come ho aperto lo sportello, mi ha dato un cazzotto in faccia e è scappato con la macchina. Come finisce da parlare questo? Bim! Un altro cazzotto in faccia, gli eleva il portafoglio e l'orologio scappa via. E questo rimane sotto l'acqua che piagneva disperato con tutti gli occhi neri. A un certo punto smette da piovere, motociclista. Vede questo porporello per strada che piagneva, si ferma, dice, ma che ti è successo? Gli racconta tutta la storia, come finisce da parlare, bim, altro cazzotto in faccia, gli leva la catenina, i vestiti, lo spoglia tutto nudo, lo lega con le mani davanti a un palo dalla luce e rimane tutto nudo legato così. Ma era quasi sera, a un certo punto sente fischietta, uno che ha bicicletta, un ciclista. Sto ciclista vede questo legato al palo, gli fa, oh, ma che ti è successo? E questo gli racconta tutta la storia. Prima mi hanno rubato la macchina, poi si è fermato uno con un'altra macchina, mi ha rubato il portafoglio e mi ha menato, poi uno con la moto e mi ha legato tutto nudo qua. Il ciclista si guarda intorno, se ti dà giudicazioni, certo che oggi ti dice proprio male.